Torna il premio Rotondi, torna per il ventiquattresimo anno il riconoscimento che Sasso Corvaro assegna ai salvatori dell'arte dedicandolo alla memoria di Pasquale Rotondi, soprintendente di Urbino che salvò 7.821 capolavori dell'arte italiana durante la seconda guerra mondiale. Oggi in provincia sono stati svelati i vincitori del premio che rispondono ai nomi di Maria Letizia Amadori per la sezione Mondo, Ingrid Van Engelschoven per la sezione Europa e Ilaria Borletti boltoni per la sezione Italia. Al loro fianco i premi speciali ad Anna Cerboni Baiardi, Marzia Faietti, Giuseppina Antonini, Nicola Detri, Giovanni Legnini, Gianni Giannini, Andrea Agnassi e Paolo Giorgio Ferri. Premi che saranno assegnati sabato 29 ottobre alle 16 nell'Auditorium della Roccu Baldinesca in un evento che si allunga ad una intera Montefeltro Art Week partita proprio nella giornata odierna. Questa sera abbiamo la proiezione di un film che vede eh, protagonista una nostra eh, cittadina di Sasso Corvaro Auditore, Elisa Falconi, che ritorna dalla Francia dopo un'esperienza teatrale e di cinema per illustrarci il suo nuovo film con il regista eh, Andrea L'Aquidara, eh, un film che racconta della culla del Rinascimento e la vera storia della Gioconda. Eh, per poi proseguire nella giornata di giovedì, sempre con eh, un altro iniziativa teatrale perché quest'anno abbiamo voluto dare nella settimana dell'Art Week in Montefeltro risalto al teatro, il teatro e il cinema come forma di espressione artistica quindi eh, Mattia Smartelli giovedì sera nel teatro eh, sempre dell'auditorio comunale ci presenterà il, il eh, Naso del Duca per poi proseguire nella giornata di venerdì andremo a Carpegna per rendere sempre itinerante il premio eh, nel Palazzo dei Principi dove andremo ad effettuare che cosa la prima premiazione ufficiale del premio nella sezione mondo nel Palazzo dei Principe di Carpegna, per poi continuare con la giornata di sabato. Sabato andremo a riaprire la Rocca, a seguito di un importante lavoro di ristrutturazione e restauro andremo a eh, aprire la Rocca nella sua nuova veste, eh, in tutto il suo splendore. Siamo riusciti a realizzare che cosa? Un museo, un museo interamente dedicato a Pasquale Rotondi, un museo virtuale, un museo interattivo proprio per le scuole, pensato per le scuole, per ricevere le scuole nella Rocca, dare la possibilità di visitare la Rocca, ma di scoprire anche questo museo alla portata dei giovani, perché è importante sempre pensare al coinvolgimento delle scuole affinché questo premio comunque poi sarà portato avanti dalle nuove generazioni. E anche per questo già da quest'anno siamo ritornati con il premio Pasquale Rotondi Junior, Sono usciti, è uscito il bando rivolto a tutte le scuole regionali di ogni ordine grado per anche questa iniziativa per avvicinare le scuole in un prodotto, per realizzare un prodotto che sarà comunque oggetto poi di valutazione da parte della giuria del premio. Quindi la giuria del premio il prossimo anno andrà a premiare sia i premiati istituzionali, quindi nelle sezioni del premio, ma anche tre premi dedicati alle scuole. Questo anche per coltivare, per far arrivare nei, nei banchi scolastici l'operazione salvataggio e l'importanza di, di Pasquale Rotondi. Eh, il premio si concluderà domenica. Domenica saremo a San Donato in Taviglione, quindi proprio nel nostro comune di Sasso Corvaro Auditore, alla scoperta dell'antico borgo, quindi a ricostruire quello che era il castello di San Donato grazie al nostro storico locale Fabio Fraternali. Grazie invece a un altro storico locale, quindi Luca e Annibali, che ringraziamo per la loro collaborazione, andremo a scoprire la pala d'altare custodita nella chiesa di San Donato, che è proprio attribuita a Ridolfi, al Pitu. Uno dei pittori importanti, diverse delle sue tele sono custodite proprio anche nella Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e noi abbiamo la fortuna di avere una bellissima para d'altare che il, lo storico Luca Annibiali ci racconterà. Inoltre, nella stessa domenica 30 alle ore 17, la compagnia teatrale del gruppo Atena, con la regia di Carlo Simoni, realizzerà Perché Parole Desideri Vita, primo spettacolo che andrà in scena nel nuovo Teatro della Rocca Ubaldinesca appena restaurato.